Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Politica Oggi. La campagna elettorale ormai è agli sgoccioli, manca circa una settimana, anzi manca esattamente una settimana al voto. Vediamo che nelle piazze si susseguono i comizi, gli incontri dei vari candidati. Oggi parleremo di politica, di elezioni, con la candidata all'ARS Patrizia Paganelli. Buonasera. Lei è candidata con Sicilia Futura e appoggia Presidente Micari. Allora, oggi vorrei parlare di programmi, perché si parla un pochettino di tutto, spesso e volentieri si parla proprio dell'importanza del voto. Ma parliamo oggi di programmi. Lei, per esempio, tra le prime cose che ha detto che farà saranno proprio al centro i giovani, quindi il diritto al lavoro dei giovani e delle donne. In che modo? E una delle prime cose che penso siano fondamentali è proprio ridare ai giovani la speranza. I giovani hanno perso la speranza perché sono costretti ad emigrare e non trovano lavoro in questa terra, una terra che è bellissima e che non vedono l'ora di riabbracciare per il sole, per il mare e quindi per tutti quegli aspetti che può dare nel gusto, nel cibo e delle bellezze naturali, però sono costretti ad andare via. Io, per esempio, in questi giorni, nonostante faccio campagna elettorale, faccio tantissime altre cose perché sono una mamma e come tale mi impegno tantissimo all'interno della famiglia. Sto cercando la casa per mio figlio a Milano e i costi sono esorbitanti. Noi non ci possiamo permettere che i nostri figli debbano per forza andare a studiare fuori, debbano stare fuori per fare magari il praticantato o comunque le ore che servono per le varie specializzazioni. Non è possibile, tutto questo per noi rappresenta una fatica dal punto di vista economico, un esborso troppo grande. E allora dobbiamo far sì che i giovani possano in questa terra ritrovare l'entusiasmo, le ragioni per poter restare. E le ragioni per poter restare nascono soltanto se gli diamo le condizioni perché loro possano restare. È chiaro che nessun ente può dare posti di lavoro, anzi, io lo ripeto sempre, la nostra regione è quella che ha più esuberi. 20.000 dipendenti regionali non sono soltanto uno spreco, sono una vergogna rispetto a tutte le altre regioni che ne hanno 3, 4, 5.000. Quindi effettivamente è stato un ammortizzatore sociale mettere tutte le persone lì, ma è un ammortizzatore sociale che non può esistere perché poi ricade sull'intera collettività. I politici hanno potuto attraverso questo farsi rieleggere ogni volta perché hanno detto vi daremo il posto di lavoro. Tant'è vero che continuano a esserci precari e si continua a parlare di regolarizzare i precari. E questo appunto è un modo sempre per tenere le persone suddite e non cittadini. Mi è capitato di sentire a proposito di giovani da un ragazzo a me molto vicino raccontare che una candidata si è permessa di andare da loro, che stanno realizzando uno spettacolo per beneficenza, e dire: non vi farò venire i ragazzi delle scuole se non voterete per me, se non starete con me. È gravissimo, è una cosa da denuncia. Questo tipo di soggetti devono starsene a casa. Non è così che si raccolgono i voti. I voti devono essere dati perché la persona vi piace, vi garantisce serietà, vi garantisce onestà, vi garantisce equilibrio. E l'equilibrio sta nell'aver raggiunto anche un equilibrio di umanità che consente a chi sarà poi deputato di guardare gli altri con umanità, con rispetto, perché tutti gli altri siamo noi. Quindi noi dobbiamo dare forza alle famiglie e ai giovani, perché i giovani non trovano il lavoro e le famiglie devono continuare ad assistere i figli fino anche a 30 anni, 35. È gravissimo perché poi non possono sposarsi, non possono fare i figli, non accederanno mai alla pensione perché le stanno sempre prolungando di più e se dal momento che le prolungano sempre di più un ragazzo entra nel mondo del lavoro a 35 anni, ditemi voi cosa deve fare. Quindi noi È un po' dobbiamo ritrovare difficile. le ragioni sono attraverso ridare al territorio quelle strutture, quelle infrastrutture, tutta quella rete di organizzazione che consentirà di poter lavorare e quindi l'aeroporto che funziona e quindi un porto che possa funzionare, le attività imprenditoriali, commerciali che possano funzionare, l'imprenditoria anche dal punto di vista editoriale che possa funzionare.
perché io che sono una giornalista vi dico che noi siamo il cane da guardia e io vorrò che i miei colleghi giornalisti possano continuare a fare i cani da guardia anche su di me, perché è giusto che anche chi è armato di buoni propositi, di passione e di coraggio come me debba dare delle risposte ai cittadini e anche a coloro che controllano se lo fai. Allora, mondo del lavoro e mondo giovanile si incontrano spesso e volentieri come proprio problema attuale, ma realmente quello che si dovrebbe andare a quello su cui si dovrebbe andare a lavorare è proprio la legalità nel mondo del lavoro, perché se ci guardiamo intorno vediamo molti lavoratori in nero, molti giovani che lavorano tanto, lavorano tante ore e vengono pagate una miseria, quindi bisognerebbe anche andare a vedere questo, no? Certamente la Sicilia è la regione dove il lavoro nero è una certezza, il lavoro a tempo indeterminato in regola è un sogno, questo non è giusto, questo non può essere. Io ho parlato con tanti ragazzi che sono veramente sfiduciati, non vogliono più andare a votare e questo è gravissimo, mi sto sgolando, infatti scusate sono senza voce e senza sonno, perché mi sto sgolando per poter far capire che se vogliamo cambiare la nostra terra lo possiamo fare soltanto se votiamo in modo diverso da come abbiamo fatto fin qui. Qualcuno mi ha detto, ma abbiamo votato Crocetta per esempio che pensavamo fosse diverso e invece poi non lo è stato. Lo so, ci sono anche le persone che deludono e ci si possa rimanere giustamente male perché dice ma come, io credevo che tu fossi il cambiamento. Però il discorso è questo, se uno sbaglia lo mandiamo a casa, invece qui il problema è che voi cittadini avete votato sempre le stesse persone, non ve li faccio i nomi, sono candidati anche adesso, hanno fatto 2, 3, 4, 5 legislature, insomma fanno politica da 40 anni, ma non è ora che vadano a casa, non è ora che diamo linfe nuove a persone che hanno nuove idee, nuove passioni. Ieri ho sentito una cosa bellissima in un programma sulla 7 e c'era un scrittore, giornalista, nonché anche regista, Faux, che parlando diceva senza passione non ha senso la vita. Mi è piaciuta da impazzire perché io lo ripeto continuamente, la passione è il motore della vita, è il motore della politica, è il motore dei rapporti. Dove c'è passione c'è amore, dove c'è passione c'è capacità, c'è volontà e c'è impegno. Quindi noi dobbiamo ritrovare tutto questo e allora dobbiamo andare a votare per mandare a casa tutto il marciume vecchio, ma non votiamo in modo qualunquista, non votiamo per organizzazioni che vogliono buttare tutto all'aria ma poi di fatto non fanno nulla e come per esempio facciamo nomi e cognomi 5 Stelle che poi di fatto sono inquisiti molti e anche loro purtroppo e come 5 Stelle che hanno finito per accettare quello che veniva chiamato vitalizio e sarà la pensione del futuro, proprio loro che avevano detto che erano contrari. Lo so, un'altra delusione, ma noi dobbiamo cambiare le cose all'interno. Se voi volete cambiare qualcosa che a casa vostra non funziona, che fate? Buttate fuori vostro figlio, vostra moglie, vostro marito? No, cercate di riunirvi, di dialogare e di dire questo così non va bene. Cosa possiamo fare perché le cose tornino a funzionare? Cosa possiamo fare se con questo bilancio dobbiamo pagare la luce, il gas, i figli che vanno a scuola, eccetera, eccetera? Ecco, quindi in questo modo, dentro i partiti, noi possiamo fare e dobbiamo fare la rivoluzione. E la rivoluzione è il cambiamento radicale, una volta per tutte. Via tutti quelli che hanno fatto briga fino adesso, quantomeno per una ragione, perché hanno fatto poco, spesso niente, molto spesso male. Quindi bisogna essere protagonisti in politica, bisogna avere nella passione. Vita bisogna essere protagonisti, sempre. Nella vita bisogna essere protagonisti, bisogna con forza, con decisione credere in quello che si fa, perché solo questo credere, questa passione fa sì che poi le cose si realizzino, perché più passione c'hai più riesci. Abbiamo visto i nostri artisti, no? Quei ragazzi che ce l'hanno fatta nel mondo dello spettacolo. E perché ce l'hanno fatta? Perché hanno insistito, perché hanno creduto nelle loro capacità, nei loro brani, hanno creduto in quello che facevano e alla fine
dopo tanti anni, dopo anche qualche porta sbattuta in faccia, ce l'hanno fatta. Quindi non le perdete le passioni, non perdete la voglia di cambiare e di combattere per quello in cui credete. Combattete, prima o poi vincerete. Tra le prime cose da fare, in una delle tue ultime pubblicazioni leggiamo: aeroporto di Birgi, garantire il suo rilancio con o senza Ryanair. La Ryanair che se la sta tirando un bel po' ultimamente, no? Nel bene o nel male, la Ryanair ha rappresentato nel nostro territorio un patrimonio, perché grazie a questo vettore abbiamo potuto avere il volano del turismo che si è ampliato nella nostra provincia, dando risorse al territorio sia nella parte economica dal punto di vista commerciale, ma anche per i B&B che sono sorti, le case vacanze, eccetera. Hanno portato qui 200.000 turisti in questi ultimi anni. Purtroppo adesso, un po' perché la politica che ha fatto era anche sbagliata, perché a quanto pare pagava molto meno di quello che era dovuto i propri piloti e tutto il personale, e ritorniamo, infatti non è lavoro nero perché sono in regola, però è sottopagato. Il lavoro deve essere in regola e pagato giusto per quello che uno merita, perché dobbiamo ritornare alla meritocrazia. È chiaro che è importante che ritorni una volta a funzionare. Ci sono voli, tratte che sono saltate e noi non possiamo permettercelo. Dobbiamo avere la tratta su Roma, che proprio non abbiamo più, dobbiamo avere le tratte su Milano e ritornare a quelle tante tratte che c'erano, perché adesso invece ci sono giorni che parte e giorni e tutte quelle che sono state cancellate completamente, perché noi consideriamo l'aeroporto di Birgi la nostra autostrada per il mondo, perché è vero che il nostro territorio manca di infrastrutture come strade, autostrade, ferrovie, abbiamo veramente grandi problemi. Ieri io sono caduta per l'ennesima volta, perché a Marsala, mentre andavo a fare campagna elettorale, ci sono tutte le strade piene di buche grandi e piccole, avvallamenti di varia natura, e noi donne che portiamo i tacchi è sufficiente che un pezzo va dentro, un pezzo va fuori per slittare e andare a gambe per aria. Io sono sbucciata il ginocchio, ho battuto un po' da tutte le parti, per fortuna sono ancora qua, scherzosamente dico dall'alto mi proteggono, visto che sono salva anche da un attentato, e quindi dico probabilmente qualcosa vogliono che facciamo, vogliono che faccio, e io sono qui per fare con voi insieme il 5 novembre per cambiare la regione siciliana. Ricordatevi di barrare il simbolo Sicilia Futura e scrivere Paganelli con Micari Presidente. Io l'ho già detto, perché è importante ricordarlo, perché a volte si parla, uno dice: ma uè, questa, dov'è che la devo votare? Così dice il siciliano. Quindi, tra l'altro mi raccontavi che poco fa ti è capitato con una persona che gli hai spiegato. Sì, perché praticamente era molto arrabbiato, mi diceva che era deluso, che voleva andare a votare, ma era anche quasi convinto forse di non farlo più, perché poi non cambia niente. Allora ho perso una ventina di minuti, sono arrivata in ritardo all'appuntamento, perché ho voluto parlare con lui dicendo: lei è libero anche di non votare per me, ma l'importante è che lei vada a votare, perché io in tutte le campagne elettorali, da giornalista, che era l'unica cosa che ci veniva consentito poter dire, perché poi le domande molti le pretendono, addirittura che vengono fatte quelle che dicono loro, io non chiedo mai, non ho paura di rispondere a nessuna domanda, e a me dava molto fastidio quando le domande dicevano: mi fai questa, mi fai la. Il giornalista deve essere libero di fare la domanda che vuole e di dire: tu non hai fatto questo, non sei coerente in questo e non sei preparato in quest'altro. E bene, parlavo con questo signore, gli ho detto: io ho sempre detto in tutte le campagne elettorali che votare è importante, perché solo attraverso il voto è l'unico strumento che abbiamo, il voto, per mandarli a casa. Perché è chiaro che se noi persone per bene, noi che siamo stufi, ci tiriamo indietro, è normale che quelli che invece hanno quel pacchetto di voti, che ricattano i ragazzi che fanno teatro, che ricattano i contadini, che ricattano i pescatori, che ricattano tutti, perché per un motivo o per altro ricattano, o se li comprano con un pezzo di pane, con la spesa, con la bolletta pagata, ma è vergognoso. E vi dico anche: ma come potete cadere in queste cose? Ma cosa ti cambia se vi pagano una bolletta? Dice: sì, c'ho 80 euro di luce pagata, ok, ma il mese successivo c'è un'altra volta 80 euro di luce pagata,
E hai sempre gli stessi problemi nel territorio, le scuole che non funzionano, le scuole come abbiamo visto a Marsala, l'istituto tecnico commerciale che lamenta da decenni di cambiare la scuola, adesso che si è prospettata l'occasione, prima era l'ospedale vecchio di Marsala, hanno sperato di prendere quello, non gliel'hanno dato, adesso sperano di prendere il vecchio tribunale, non gli vogliono dare neanche questo. E li vogliono mantenere una scuola decrepita che costa centinaia di milioni l'anno perché è di un privato. E allora c'è anche chiedersi che interesse c'è sotto. È gravissimo. Un interesse c'è di sicuro. Perché più di 500.000 euro all'anno costa, ragazzi, è un costo esorbitante. Ce la facciamo una scuola con questi soldi? E poi basta accedere ai fondi, ai finanziamenti europei, ce ne sono tanti, noi con le nostre tasse diamo i soldi, non è che l'Europa ci regala qualcosa, l'Europa come per legge ci restituisce un quantum delle tasse che abbiamo versato, perché funziona così, per reinvestirlo nel nostro territorio, ma se noi non facciamo, non accediamo ai bandi, non facciamo i progetti, non possiamo prendere. Oppure molti di questi finanziamenti ritornano indietro, perché non vengono utilizzati. Non tornano indietro. Molti perché vengono sbagliati i bandi e quindi dice no, non hai adempiuto a quello che abbiamo chiesto, e effettivamente a volte sono anche faraginosi, dobbiamo un pochettino far slittare la burocrazia e tornare con i linguaggi più semplici, e molti perché poi appunto arrivano e i progetti non vengono messi in atto, come dici bene tu. No, noi dobbiamo usufruire, sono i nostri soldi che ritornano alle nostre collettività e noi dobbiamo assolutamente prenderli e fare quello che è necessario. E questo possono fare solo le persone preparate, non le persone raccomandate dal papà che gli fa la campagna elettorale e loro mettono il bel visetto, non dai delinquenti che si sono candidati e gli hanno rubato fino adesso i soldi, non soltanto 15-20 mila euro che prendono alla regione, ma anche quelli che sono serviti perché hanno fatto i questori, e i questori a livello regionale significa avere un pacchetto di denaro. Questo pacchetto di denaro in questo momento, camminando con le auto blu della regione, lo stanno dando ai vari capi elettori per trascinare e poter portare i voti a loro. Questo è comprare i voti, è gravissimo. Come candidata mi posso permettere di dirlo, se fossi stata giornalista non l'avrei potuto dire perché sarebbero piovute immediatamente le querele. È gravissimo, devono poterlo dire i giornalisti, e la prima battaglia da fare dopo l'aeroporto di Birgi è proprio togliere il bavaglio ai giornalisti, e usiamo il nostro statuto autonomo, cioè la regione che abbiamo noi speciale, perché gli altri stanno cercando di diventare regione speciale per trattenersi lì tutti i loro soldi, e come lo sapete la Sicilia ne ha di meno rispetto a loro perché ha più problemi, perché ha tutte quelle persone da pagare che abbiamo messo dentro la regione e in tutti gli enti pubblici del nostro territorio. Quindi loro ci faranno fuori fiscalmente e noi saremo morti, non avremo veramente futuro. E allora è a voi che chiedo la consapevolezza, è a voi che chiedo di ritornare a credere nella politica sana, nella politica per bene che voi costruirete, voi insieme a noi. Infatti io dico, io sto con noi, perché sto con me, e sto con voi e sto con tutti, perché io vivo in questa terra, ho una casa qui di proprietà e non voglio che un giorno questa casa si svaluti ancora di più di quanto si è svalutata, perché questa terra non vale più, perché nessuno vuole venire più in Sicilia, perché i giovani se ne vanno e diventerà un paese di vecchi. Cioè, tu vivi a Marsala, una città che vive dell'agricoltura poi alla fine. E vivo e tra l'altro proprio in una zona piena di vigneti, perché non vivo nel centro. In che modo rilanciare l'agricoltura, aiutare gli agricoltori in momenti di crisi? Io non credo nella sussistenza. Io credo in un rapporto di crescita e di valorizzazione dei prodotti nelle loro specificità come DOP, DOC, eccetera, perché sono convinta che questo sia il futuro. Penso che essendoci tanti vigneti l'uva vada imbottigliata il più possibile, la qualità c'è e le cantine non possono farla da padroni, e quelli che sono dentro le cantine sociali e rimangono amministratori vita natural durante non è corretto.
gli amministratori devono cambiare, perché se sono sociali non è di proprietà di un singolo che decide chi è l'amministratore, è di proprietà di tutti gli agricoltori che consegnano le loro uve nelle cantine, ed è giusto che gli amministratori possano cambiare, perché così non diventa il potere di qualcuno anche lì dentro, ma diventa la possibilità a tutti di dare, ripeto, la possibilità di crescita con idee nuove e innovative. Quindi è chiaro che nell'agricoltura va fatta una cosa importante. Noi viviamo in agricoltura, dico noi perché io sono nata agricoltore, sono figlia di agricoltori, noi viviamo in agricoltura il problema delle intemperie, viviamo sotto il cielo, come si usa dire, e quindi c'è la pioggia, magari troppa, quindi i nubifragi, la grandine, la neve, il gelo, la siccità. E allora, se ci sono queste cose, è importante che si facciano delle politiche perché possano arrivare i soldi se accadono questo, perché un coltivatore che impiega un anno intero suo e di tutta la famiglia per lavorare all'interno di un'azienda deve avere un ricavato che sia significativo per poter vivere, non può andarci sotto o andarci pari, deve poter guadagnare anche per investire, anche per mettere nuovi impianti, per poter diversificare le culture, per esempio. Ma se non hai soldi, come fa a farlo? Allora, se questa cosa si ripete anno per anno, e quindi specialmente la siccità in Sicilia, visto che siamo a fine ottobre e ancora non piove, d'altronde sono cose prevedibili, insomma. Quindi allora facciamo delle assicurazioni in compartecipazione con la regione, o la regione si fa da garante rispetto agli agricoltori. Insomma, ci sono delle cose da fare. Si siede in un tavolo, dove tutti gli agricoltori e tutte le confederazioni, dalla Coldiretti, la CIA e tutte le altre confederazioni degli agricoltori, si siede a un tavolo, si parla e si dice: lo Stato non ce la fa a pagare continuamente queste cose, e infatti non a caso i soldi non sono arrivati. Cosa possiamo fare perché invece arrivino subito e voi non andate in crisi perché non avete gli strumenti per poter ricoltivare il prossimo anno? E si trovano le risorse attraverso nuove idee per farle arrivare, che ne so, le banche che possono fare un finanziamento particolare, e le assicurazioni che possono fare un finanziamento particolare, la stessa Unione Europea che può riconoscere dei posti come posti svantaggiati perché succedono queste calamità, ma dei posti avvantaggiati perché hanno i prodotti tipici, significativi e veramente ottimali, e quindi trovare una sinergia per fare in modo che la cosa si possa realizzare. Quindi fare in modo che questi soldi a loro arrivino e soprattutto che i loro prodotti vengano pagati, perché è vergognoso che le uve costino un prezzo che fa veramente pena, 20 lire a chilo, ma vi rendete conto? È pazzesco, non può essere così. L'uva deve costare almeno 50 lire al chilo, euro, scusate, io sono rimasta a lire perché mi ricordo quando noi facevamo la battaglia ancora, e facevo la giornalista del Lazio, avevo questa azienda agricola e facevamo la battaglia, lì non c'erano le cooperative perché erano andate tutte fallite, e la facevamo con gli industriali delle uve, e c'era anche tra di loro, prima di mettersi d'accordo, perché sono stati furbi, hanno fatto il prezzo comune e quindi hanno fatto fronte e ci hanno in qualche modo anche a noi imbavagliati e messi dentro una rete. Però prima che riuscissero a fare questo, siamo riusciti a strappare dei prezzi bellissimi in tempi che furono, parlo di 30 anni fa, perché riuscivamo a farli diventare competitivi tra di loro e riuscivamo a strappare un prezzo. Poi piano piano si sono fatti furbi, perché loro sono forti del fatto che tu hai un prodotto deperibile e glielo devi per forza consegnare, perché se non glielo consegni finisce che non prendi nemmeno quello. Perdi tutti i soldi. E quindi automaticamente la fanno da padroni, non può essere. Non esiste una politica democratica che possa mantenere un monopolio in mano a qualcuno contro qualcun altro. Deve essere una politica democratica dove tutti hanno diritto a stabilire insieme il prezzo adeguato, il prezzo equo.
Questa è secondo me la politica da fare in agricoltura. Bene, perfetto, per oggi finiamo qui, continueremo anche con altri punti successivamente, tanto certo. Manca ancora una settimana, il tempo ce l'abbiamo. 5 grazie. Giorni. Sì. Vi ricordo Patrizia Paganelli o semplicemente Paganelli, sì. Nella lista Sicilia Futura, Migari Presidente. Grazie. Grazie per essere stata con noi, grazie per averci seguito, alla prossima puntata di Politica Oggi. Beh.